Molto spesso chi lavora in Italia sul tema della smart city cerca di usare delle parole che non siano la parola smart e quindi usa il termine intelligente. Questo purtroppo è una lettura all'italiana, come sempre, il fatto di dover tradurre ci porta anche a deviare un attimo il significato. E dando la traduzione di intelligenza è come se stessimo un giudizio che tutto il resto in realtà non lo è. In realtà la città smart ha di buono il fatto che è un significato multiplo, cioè veloce, intelligente, rapida, furba, brillante, piena di energia. La parola smart vuol dire tutte queste cose. Se io dico solo intelligente è come se dimenticassi tutta una parte. E la cosa interessante della città smart è il nuovo legame, la nuova relazione tra la città che conosciamo e quello che saremo noi nel futuro. Quindi la città merchiante, si deve partire da lì. La cosa bella è questa. Cioè, perché di solito chi sposa le tecnologie almeno la tentazione iniziale è quella di dire tutto quello che c'era di vecchio era sbagliato. Banalmente, le persone non si devono più incontrare in luoghi fisici, ma esiste il virtuale. Piuttosto che bisogna cambiare completamente i mezzi di trasporto, non lo so, cosa vi viene in mente. Invece chi progetta città, o chi le studia, o chi le immagina nel futuro, immagina una città che parte dalla vecchia città, o che la potenzia. Io non lo so, a me quando si parla di smart city io sono completamente d'accordo con lei, però a me la cosa che mi dà più da pensare, cioè quello che è veramente più problematica non è la parola smart, a parte il fatto che dire avremo le città smart è come dire che adesso viviamo nelle città dump, non vogliamo pensare agli stupidi, ma per me proprio è la parola problematica resta ancora città. Cioè, io mi immagino dal 500 a oggi, no? Quando si disegnava la città ideale, ve la ricordate, quella che c'è in quasi ce ne sono 40.000 versioni. E lo spot che trovate se mettete su Smart City Expo Milano 2015, quindi sono passati 600 anni quasi, guardate, le due cose hanno un elemento in comune. Sia nello spot che fa Expo 2015, sia nella città ideale, il famoso dipinto, mancano gli uomini. Cioè è come se ancora una volta fossimo lì sempre a disegnare l'architettura perfetta, la cosa perfetta. Sì, ma devono essere intelligenti gli uomini, non è che devono essere intelligenti le città. Questo non è un discorso astruso, teorico. Fate conto che in Italia, come in tutta Europa, sta entrando di legge tutte le norme legate alla digital agenda. Quindi vuol dire che sta cambiando la modalità in cui noi ci rapportiamo alle pubbliche amministrazioni, per esempio. Una cosa che è capitata quest'anno è che, per esempio, per la prima volta in Italia, io ho un figlio di 11 anni, quindi ce l'ho come rapporto diretto, per iscrivere mio figlio dalle elementari alle medie si poteva fare solo online, che di per sé è una roba smart. Sì, peccato che non erano smart quelli che dovevano farlo e quindi molte famiglie non riuscivano a farlo, molte famiglie non avevano l'accesso per farlo, le scuole non avevano abbastanza punti per far fare, cioè era smart la città, era smart la legge, era tutto smart, ma si scontrava non con dei cittadini stupidi, ma con dei cittadini non ancora preparati a quel livello e quel grado. Quindi secondo me la cosa interessante della smart city è lo smart citizen, perché se no rischiamo ancora di fare la città ideale. La città ideale è tale perché è un dipinto, ma non è un posto dove si vive. Quindi la mia paura in questo momento è una sorta, e lo dico da grande ammiratore di tecnologie e via dicendo, è una serie di venditori di tecnologie che arriva a una serie di amministratori che non sanno bene cosa fare, è tutto smart, ma questo è figo. Questo è un lampione che fa due fai, ho fatto la città strana. Precisamente, la mia paura è quella, io lo dico molto chiaramente, quella di vedere una città piena di sensori che non ci servono a niente.